Avete tutti paura del silenzio, eh? A fianco a me c'è un uomo con un cartello che dovrei leggere. È una barzelletta sugli immigrati. Ma perché fare barzellette sugli immigrati? Se avete dei topi in casa, mica chiamate un comico, chiamate la disinfestazione. Un po' forte, secondo me. No, ma chi è spacca? La televisione nella mia stanza d'albergo è così sottile. Una meraviglia dell'ingegno umano. E cosa vi fanno vedere in questa meraviglia dell'ingegno umano? Merda. Quando la crisi si fa sentire, il popolo ha bisogno di non pensare. Volete ridere. È per questo che nel 1940 producevamo soltanto commedie. Ma allora fu giusto così. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Con la testa china a fissare lo schermo di un telefono. In uno stato di coma perenne, depressivo, che vi impedisce di guardare ciò che accade intorno a voi. Siete senza sogni. In balia dei media sociali. Che vi rendono soli. Invidiosi. E pieni di rancore. I giornali dicono che quella contro il terrorismo islamico non si può chiamare guerra di civiltà. Sono perfettamente d'accordo. È una guerra e basta. Non ridete. La notizia è che la stiamo perdendo prima ancora di cominciare a combattere. Povertà infantile. Povertà tra i giovani. Povertà tra gli anziani. Disoccupazione. Le nascite non sono mai state così basse. Non c'è da stupirsi. Chi vorrebbe mettere al mondo dei figli se poi la loro massima aspirazione è quella di diventare dei cuochi? Stiamo correndo incontro all'abisso. Avete bisogno di un messaggio WhatsApp che vi avverta che stiamo sprofondando?